poverello. Esatto, esatto. Non è appunto, appunto. Non è che gli servono gli 80 euro. No, perché gli 80 euro di Renzi. Allora, io direi di chiudere qui, Alberto, la trasmissione. Okay. Salutiamo Stefano Bello. Ciao a tutti e grazie. Ci mettiamo un'altra musica. Jacopo. Ciao a tutti, grazie. Valerio. Ciao, buonanotte. Diamo appuntamento a domani, sempre ai nostri ospiti, che sono dei bravi opinionisti di football. E gli diamo appuntamento quindi per domani, perché domani, ricordiamo, Radio Roma Futura trasmette ancora qui dalla festa, con la tertulia della fiesta, il salotto della festa, dove ci saranno, ci parlerà un po' di quello che avviene, il programma, eccetera, e poi football mondiale, perché domani ci abbiamo che ci abbiamo domani? Andiamo a vedere il calendario, su. Domenica 22 ci abbiamo alle 18 Belgio-Russia, questa è una bella partita. Belgio-Russia è una bella partita. Alle 21 Corea-Algeria e a mezzanotte io tifo Russia. Sì. Domani alle 18. Sì. Anche se il Belgio non mi dispiace. No, io tifo Russia convintamente, perché non sopporto il Belgio. Questa cosa mediatica che trovo il Belgio la grande squadra, io non l'ho trovata. Contro l'Algeria ho visto una squadra di giovani talenti che fra qualche anno sarà fortissima, ma adesso non c'è, adesso non vedo un gioco. Posso dirti una cosa, mi sono anche antipatici. Mi sono anche antipatici, già tranne il Nasone Courtois, gli altri mi stanno pure antipatici. Guarda, dipende pure dalla città dove vai, perché per esempio io sono stato a Bruxelles, la gente c'è una mentalità. Beh, poi sono stato a Bruges, già a Bruges la mentalità è molto diversa. Su questo, sul Belgio e sulla presunta antipatia e le mode del calcio, vi invito a leggere su internet, sulla rivista Ultimo Uomo e su 11, dal trimestrale, da questa edicola, un articolo molto bello di Daniele Manusia, che tra l'altro è un ragazzo giovane, un giovane giornalista, che appunto fa tutta l'analisi del Belgio e su come chi si intende di calcio e segue i nuovi fenomeni del calcio europeo attraverso la rete si avvicina anche a delle nuove antipatie, e questo è il caso del Belgio, che secondo me è un melting pot perfetto e farà un bel mondiale. Massimiliano, ci hanno raggiunto i fiori della sinistra giovanile. Sinistra giovanile, ecco, 10 anni va bene da te, i video sono ancora più lunghi. Detto questo, allora, domani appunto ci abbiamo Belgio-Russia, Corea-Algeria e poi Stati Uniti-Portogallo. Domani grande tipo una bella partita. Yankee, no? Gioca il tuo idolo. Chi? Il tuo idolo. Guarda, uso un po' il termine del segretario Renzi. Cristiano chi? Ah, ecco. Bene. Ok, allora. Di Ronaldo ce n'è solo uno. Bravissimo. E non è Cristiano. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Bene, allora. Un saluto che passiamo per chiudere, Alberto. Bisogna, con tutto questo, bisogna domandarsi di chi. Beh, però. Di che sarà. Vieni qua. È finito, stava a chiudere. Di chi sarà questo mondiale? E che sarà quel che è successo? Perfetto. Allora. Bene, andiamo a chiudere. Saluta. Saluta. Dai, a domani. Allora. Arrivederci, buonanotte. A domani.